Wayne o Batman? Sono due cose diverse, non... più difficile no, non direi. Sono due attitudini, due cose diverse. Una più che nasce da dentro e una invece più easy. Prendete nota perché... Invece, Riccardo, per te la difficoltà più grande nell'interpretare Joker qual è? Ma difficoltà, sì, strappa morti acuti, quindi i turni lui, del mattino... Lui non ha difficoltà, lui è talmente bravo che... Dopo gli darò i 10 euro, vabbè. Al mattino era un po' una tragedia, perché al mattino le risate e gli acuti... Io che ho il risveglio molto lento, ogni tanto... sbarellare, però vabbè, il divertimento però era molto, quando ci si diverte c'è poco da fare. Io mi sono divertito tantissimo per 22 anni. Ci si diverte, ma la cosa brutta che voi non sapete è che noi non siamo praticamente mai insieme. Era l'altra domanda che avrei fatto, infatti, perché per un fatto di lavorazione, di produzione, siamo sempre da soli. Se io sono fortunato sento il suo inciso, altrimenti si chiama in colonna separata, per cui le nostre scene non sono mai fianco a fianco. Separati in casa. Separati in casa, anche perché altrimenti il turno non finirebbe. Non finirebbe mai. Però certo ci perde quell'interazione, no? Sì. Si cerca poi con col mestiere di compensare un po'. Certo. Quindi hai parlato di momenti divertenti, Riccardo. Allora, voi avete cominciato con la serie animata degli anni 90, tante puntate. Ce n'è stata qualcuna che avete trovato più divertente del solito o che vi è rimasta impressa anche a livello di trama? Quella era una serie animata, sì, con un taglio un po' più infantile rispetto a quello che c'era a livello cinematografico, ma fino a un certo punto. Poi sono state affrontate anche tematiche importanti in quella serie animata. E poi era anche molto stilosa a livello di disegno, era molto cupa, molto notturna. Ricordava molto lo stile dei cartoni animati di Superman degli anni 30 di Max Fleischer, esatto. No? Infatti quelle che mi sono piaciute di più sono proprio le prime, queste. La prima stagione, no? Sì, direi di sì. Tu particolare momento che ricordi, che dici cavolo, no, non c'è stato un aneddoto? Io vado, mi diverto, non mi toglie nessuno. E invece ecco... Per i videogame, quale differenza è sostanziale tra il doppiare un videogame e invece... Vedi una sticella che si muove da lì a lì, senti l'inglese... Forse voi non lo sapete, ma noi quando doppiamo i videogame non vediamo nulla. Noi abbiamo davanti una schermata con delle onde sonore e su quelle dobbiamo stare, cercando di scimmiottare la voce americana. Lì poi sta la bravura del direttore, se si ricorda la scena, cioè, però sono delle opere talmente gigantesche che è difficile, e lì ancora di più si rischia l'effetto colonna separata, perché non senti neanche cosa ti è stato chiesto o come ti viene risposto. Tu senti solo quel pezzettino lì che devi cercare di rifare lungo uguale, con lo stesso tono. È tutto un po' asettico, e a volte secondo me, purtroppo, nonostante la bravura anche dei direttori che ci danno le indicazioni, forse siamo più bravi noi no. Se uno conosce bene l'inglese magari è anche un po' aiutato. Io lo so malissimo, quindi ti butti, cioè, qualcosa succederà. Tanto poi non ne ho visto neanche uno finito. No. Non li so fare, quindi sì, di voi. Però io scommetto che un momento divertente nella lavorazione dei videogame ce l'hai avuto, un autentico momento di gloria. Io adesso chiederei di far partire la seconda clip, sperando che stavolta il sonoro vada, perché sennò veramente facciamo una pessima parte figura. La querela, No. No, mi sono divertito molto, ovviamente. Ero un po' disperato perché non so se si sente ogni tanto il motivo, va per i fatti suoi. E, non so, si sentiva male in cuffia,
però era quello e disse fallo e io l'ho fatto perché ho la faccia come... Però, vabbè, questo è il risultato, mi sembra carino, dai, decente. Grazie. Anzi, imparatelo e poi un giorno lo faremo tutti insieme. Un flash mob, eh? Come lo vedete? Allora, parliamo dei doppiatori americani, i vostri corrispettivi. Per Batman, l'altro doppiatore sicuramente storico, Kevin Conroy, e tutta la devi vedere, insomma, con mica un bau bau micio micio, un certo Mark Luke Skywalker Emil. Avete mai avuto occasione di uno scambio, qualcosa di un contatto? No, purtroppo no, purtroppo no. Peccato, perché non mi ha mai invitato. Mai. Sono vegelo. Io devo dire che tu fai un po' il lavoro di somigliarli. Ci sono dei momenti che veramente c'è una sovrapposizione quasi totale. Le voci le scelgono anche se sono abbastanza simili, insomma. Poi ognuno ci gioca un po', però quello che sento di lui, che cerco di rifare, perché lui ha una gamma anche lui notevole di note, di picchi in alto, eccetera, qualcosa anche in basso, insomma, ci assomigliamo anche un po'. Confermo. Devo chiedere alla mamma. C'è stato un momento nella vostra vita quotidiana in cui vi siete sentiti Batman e Joker o avete fatto ricorso in qualche maniera all'ispirazione che questi personaggi possono infondere? Ah, io l'avevo raccontata la volta scorsa, non vorrei ripetermi. Ma c'è un altro pubblico? C'è un altro pubblico, vabbè. 5 anni fa io ho avuto una brutta avventura col mio figlio maggiore, che ha avuto un bruttissimo incidente in moto ed è rimasto 9 giorni tra la morte e la vita. E fra le tante cose che pensavo per aiutarmi, è una cazzata, lo so, era lui è il figlio di Batman e ce la deve fare, e ce l'ha fatta. No, io no. Io sono Joker. Non hai bisogno di ispirarti a niente. No, io sono Joker, sono tante Oscar della nostra serie, cioè, sono tutti quelli lì. In ognuno c'è un pezzettino, cioè, praticamente sono un patchwork, come si chiama? Quelle robe. Invece adesso vi costringo a fare qualcosa che insomma non è proprio elegante, però insomma ci sta bene, cioè parlate del lavoro degli altri in qualche maniera. Quindi andiamo sul fronte cinematografico, vi vedo un attimo. La massa di cani che... La prendi bene, insomma, ok. Provo a fare insomma un po' di nomi. Luca Biagini. Bravo. Doppiatore storico del primo Batman, quindi il primo Michael Keaton. Tanto di cappello. Mario Cordova, il secondo doppiatore di Michael Keaton in Batman Return, e tra l'altro voce anche di Jeremy Irons nel ruolo di Alfred. Cosa ti vuoi dire? Siamo nella famiglia reale. Claudio Santamaria. Meno. Siamo andati nelle cucine. Stiamo in parabola discendente, ovviamente. Bello, insomma, lui, trilogia di Nolan, e tra l'altro adesso anche sul comparto Lego. Tu hai fatto qualcosa per Lego? Io ho fatto Batman. Qualcosa, però per quello che è la distribuzione e per l'audiovisivo, diciamo. Claudio è rimasto sul Lego, quello del cinema. E non ti espone. Ma c'è posto per tutti, ma chi se ne frega. Santo, sei più bravo tu, quindi. Su questo possiamo confermarlo. Sicuramente sei rimasto sei più nel cuore dei fan, questo è chiaro. Ma come ho detto prima, c'è posto per tutti, va bene così. Passeranno, no? Senti, sai, mi preoccupo sempre dello status dei fan, no? Sono ancora sotto controllo, non siamo ancora finiti sullo stalkeraggio, no? E io qualcosa sì. Ah sì? Qualcosa di poco piacevole, con minacce, con... Puoi raccontarlo o preferisci di no? No, sarebbe una cosa poco carina. Però... Ti ha scioccato anche te. Non mi ha azzardato. Senti, io lascerei un attimino la parola al pubblico, se magari hanno delle curiosità, delle domande da fare.
approfittare di questo momento, prima di congedarli. Diciamo che l'età, ecco. Ah, scusate, una cosa. Sempre 4 anni fa, tornando indietro con la memoria. Eravamo abbottonatissimi, ricordavate, perché era stato annunciato Arkham Knight, sapevamo tutti che loro sarebbero tornati, ma non potevano dichiararlo, Warner era stata categorica. Si vocifera di un nuovo videogame targato Arkham, voi ovviamente non sapete niente. Io ne so quanto te, ho sentito anch'io che è in lavorazione, però fin quando non lo vedo, se non vedo non credo. Io non ho sentito, starò diventando sordo, non so. Devo dire che è un po' una brutta notizia, perché insomma, se rispondevano no comment voleva dire che era vero, chiaramente. Avete domande? Volete approfittarne? Aspetta. Mi alzi qui per favore, lo faccio solo per voi, il balletto. Grazie, sì. Grazie. Vai, ti avvicino il microfono se non si sente, vai. Grazie mille. Volevo chiedere, che era il sogno di quando avevo 7 anni, mi sarebbe piaciuto tantissimo trovarmi davanti al doppiatore di Batman e sentirlo dire davanti a me: io sono la vendetta, io sono la notte, io sono Batman. Bravo. Potresti, e grazie. Per favore. Allora, intanto tu lo sai che mi hai dato del vecchio di riflesso. Attenti a come le formulate queste domande, maledizione. E sono due già. È già due. Lo devo fare? Io sono la vendetta. Io sono la notte. Io sono Batman. Beh, e qui è chiaramente Riccardo deve fare anche lui qualcosa. Ma non ci provate. Vivete di ricordi. Una risata mi seppellirà. Una risata, dai. Anche l'altra volta ha chiesto una risata e poi ho detto: ma mi vendo a ridere, che è quello? Oddio, ci vuole il fiato, ragazzi. Vediamo se succede. Grande Ricky! Però vi posso rivelare che Balzarotti ha l'età di Batman. Io sono più giovane di Joker.